della doppia gabbia, è un'abitudine che ha ormai, dopo il secondo elemento, un piccolo tocco di gravascio per costringere al massimo impegno la propria saltatrice. Ora per l'Olanda, Michael van der Vleuten con Rudy Elgroot Verdi, cavallo 11enne, la Kidam de Rebel origine olandese, ieri un errore, 12,65, il totale che vale per ora la 43esima posizione. Per l'Olanda, un percorso netto macchiato da un'infrazione sul tempo, una penalità, poi 5, e ora Michael van der Vleuten, nato a Geldrop nel febbraio del 1988. Intanto figlio Eric van der Vleuten, che cura anche la preparazione. Stavo facendo un conto per la classifica individuale. In questo momento Emanuele Gabbiano è settimo con 9,83 punti negativi e dunque è qualificato per la finale a 25. Perché quanti ne mancano? Prima della fine. Vabbè, mi fido dei tuoi calcoli. Comunque, grande progresso. Ne mancano 16. Per Emanuele Gaudiano ne mancano 16, ma 4 sono già con un punteggio di partenza superiore a quello di Emanuele. Comunque, Gaudiano è dentro, rischia invece Luca Maria Moneta, che in questo momento è 18. Carte decisamente sparigliate rispetto alle prime due giornate. E salutiamo anche il netto da parte di Michael van der Vleuten nel tempo 86,57, un altro zero per gli olandesi che hanno ingranato una marcia notevole, non proprio come quella degli svedesi, ma insomma gli olandesi stanno andando molto bene. Dobbiamo ancora vedere all'opera Jeroen Dubbeldam e la sua taccia. Splendida questa immagine dedicata a Michael van der Vleuten, mentre adesso tocca all'altezza sulle spalle di Henrik von Eckermann, allievo di Luke Berbaum, la responsabilità di continuare il filotto svedese. 2-0 e adesso Henrik von Eckermann potrebbe addirittura far chiudere il totale della squadra svedese con 0 e rendere ininfluente, per quanto riguarda il discorso a squadre, il percorso del campione europeo in carica Rolf-Göran Benson, che comunque scenderebbe in campo ovviamente per la sua classifica individuale. Sì, non ci si può risparmiare come no. In Coppa, no. Qui bisogna scendere in campo
terzo Roger Ibost, che è terzo nella classifica individuale con 0,58 di tappeto, 5 Alman, accompagnato dalla sua signora. Roger Ibost monta Castelfort Mirti Follois, una penna di 13 anni self-monté, che è arrivata a questo appuntamento continentale in forma sbagliante. Ibost è nato nel 65, ha esperienza da vendere come
abbastanza tanto sorpreso. Ecco, anche, arriva anche la tabellina con, lo vedete, in rosso gli scatti, 44 e 77 per la Spagna. Dunque, però mi pare che la Gran Bretagna sia un po' in una botte di ferro, perché così stando le cose, considerando il metodo di Spinker da, la Svizzera dovrebbe aggiungere 5 penalità all'8,45, andrebbe a 13,45. Anche con brutto percorso da parte di Scott Bresh, la Gran Bretagna sarebbe a 8,18. Quindi Gran Bretagna in volo. Non anticipiamo i tempi. Per l'Irlanda, Conor Whale, Lansdowne. Ieri un errore per questo stallone olandese di 10 anni. Conor Whale, nato nel 1971. Che dovrà aggiungere alla sua classifica già 20 penalità più quelle dello stesso Conor Whale. Sì, non può scartare un risultato mancando il percorso di Cameron Henley, che con Antello si è ritirato. Superata la doppia gabbia, girata a mano sinistra, verticale di tre barriere numero 9, poi boxer arcobaleno, perlomeno multicolore, gabbia verde oro. Irlanda che partiva con 22,42 penalità complessive. Finora è splendido il percorso di Conor Whale, che è 34esimo in classifica individuale. Arriva il netto in 86,49, aggiungiamo 20 penalità, il totale per l'Irlanda è di 42,42. E scavalca la Spagna. Scavalca la Spagna e salva per ora il nono posto. Adesso il Belgio, che intenderebbe scartare le otto penalità di Dirk de Mersma, che si affida a un cavaliere molto esperto, vale a dire a Ludo Philippaert. Belgio che partiva da 88 alla vigilia di questa prova. In caso di netto, scartando gli 8 di Demersa, il totale sarebbe di 5,88, solo 4 centesimi sotto il campo. Si vale sotto il Juan Carlos Garcia, ma non anticipiamo i tempi. Ludo Philippaert, qui non ci siamo, sta compromettendo anche la sua classifica individuale, ottima nona posizione con 3,27, il belga Ansela Challenge Bettenacker, cavallo di 11 anni. Ludo, classe 1963, a livello di campionati europei, ha ottenuto ad Arnhem una medaglia d'argento nel 2001. Affronta male la doppia gabbia, riesce a limitare comunque i danni. Sono 17 le penalità del Belgio, benché vada, dunque 33,88 il totale. Questo lo posso dare in anticipo. Ancora una volta, se ho fatto bene i calcoli, 33,88, dunque meglio di Spagna e Irlanda. Però davvero un percorso negativo molto per l'europeo individuale di Ludo Philippaert, guardate che malinconia nel clan belga.
23 e 88. 12 Belgio le penalità per Ludo Philipp Paers e adesso tocca a Juan Carlos Garcia con Prince de la Mar, cavallo di 10 anni in Sel Français. Garcia che era 21esimo con 6 e 11, ieri un errore dopo il netto non velocissimo nella categoria d'apertura. A questo punto, Claudio, abbiamo due barriere di margine sul Belgio per il settimo punto, per confermare il settimo punto. Il totale dell'Italia è di 25 e 84, considerando l'impossibilità dello scarto avendo l'eliminazione di punti. Sì, con due errori andremo a 4 centesimi. Sì, esatto. Esatto. Incredibile. Che gara. Sia per le posizioni che contano, quelle da podio, che per quelle di ricalco. Ora l'esperienza di Juan Carlos Garcia, cavaliere nato nel 67 a Bogotà, gareggia per l'Italia da poco prima della disputa dei giochi olimpici di Atene. Le tavole. L'Italia dopo la prima giornata quinta, settima dopo la tornata di ieri, con 16 e 84, 9 penalità per Luca Maria Moneta, l'eliminazione di Bucci, il netto di Emanuele Gaudiano, ora Garcia. Il surplus di questo verticale che ha conseguito un'insidia notevole per tanti concorrenti, ora Loxer Fosch. Purtroppo l'errore sull'elemento di uscita della doppia gamba. Poi replicato. Adesso non si può più sbagliare. No. Con grande grinta su quella gabbia rimangono Muro e Oxer. E poi bisogna tenere d'occhio anche il cronometro, anche se siamo 7 secondi di margine. 83 secondi, 85, sì, 79, 8 penalità, si sbuffa ai bordi del campo, dunque 8 penalità per Garcia che a livello personale sale a 14 e 11, il totale per l'Italia è di 33 e 84, 33 e 84, 4 centesimi meglio del Belgio. Siamo davanti, Italia settima. Meglio del Belgio, meglio dell'Irlanda, meglio della Spagna. E adesso la gara entra davvero nel vivo. Cominciamo con gli olandesi che schierano la medaglia d'oro individuale olimpica di Sydney. Joram Dubbeldam monta un Tascha, femmina di 12 anni, allevata in Olanda. Intanto Garcia con le 8 penalità è arrivato a quota 14 e 11, la 25esima posizione in questo momento, Moneta è 24esimo, rischiamo domani di avere il solo Gaudiano nei 20. Dopo domani è giornata dedicata alle medaglie tecniche del